Ora apriamo la pagina dedicata alla pallacanestro. La Lio Fulchem Roseto cade a Nardò nel primo atto della finalissima per andare in A2. Punteggio finale molto pesante per i ragazzi di coach Tony Trullo, battuti 87 a 52. Match segnato già nel primo quarto con Roseto sotto 33 a 8. Domani il bis con inizio alle 20:30, sempre in terra pugliese, ma a fine gara sentiamo proprio le parole di coach Tony Trullo. Coach Trullo, Lio Fulchem Roseto che perde gara 1 qui al Palapasca di Nardò contro i padroni di casa della Frata. Nardò per 87-52, gara decisa praticamente nel primo quarto, finito 33-8. Coach, ora ricaricare le pile, soprattutto a livello mentale, e prepararsi per gara 2. Sì, la cosa positiva di questa sconfitta è che perdere di 1, perdere di 30 cambia poco, perché sei sempre sull'1-0. Chiaramente adesso dovremo vedere, magari non è soltanto qualche dettaglio da cambiare, perché chiaramente loro hanno giocato già da subito con intensità doppia della nostra e abbiamo fatto anche un sacco di palle perse, quindi abbiamo concesso tantissimi punti. Di solito noi 53 punti li prendiamo in 40 minuti. Invece stasera li abbiamo concessi nei primi due quarti, quindi è chiaro che dovremo giocare con altra intensità, magari rivedremo qualcosa a livello tecnico, a livello tattico, però è chiaro che quando perdi di 30, insomma, sono tante componenti che hanno portato a questa sconfitta. Quindi l'unica cosa positiva, adesso sapevamo che giocavamo in un campo difficile, tra l'altro dovevano giocare con 100 tifosi, ma mi sembrava il palazzetto stracolmo, e secondo me hanno giocato quasi col palazzetto pieno, e quindi ci dovremo abituare, dovremo cercare di battere Nardò martedì, anche tenendo presente di questa cosa, dove loro giocheranno hanno un pubblico molto caldo, molto caloroso. Quindi adesso dovremo recuperare velocemente le energie, analizzare bene le cose che magari possiamo cambiare dal punto di vista tattico, e soprattutto mettere molta più intensità fin dalla prima palla a due, perché dovremo cercare di stare quantomeno attaccati alla partita per 40 minuti.